Salve a tutti, oggi parliamo del tè verde. L'importanza del tè verde è data soprattutto dal fatto che è un potentissimo antiossidante, quindi possiamo sfruttare questo alimento, questa bevanda, prima cosa di tutto per integrare l'acqua, che dobbiamo sempre comunque ricordarci di bere e nessuno beve mai abbastanza, quindi comunque utilizzare tisane, utilizzare anche il tè verde è un'ottima scusa per poter introdurre liquidi in più, per poter contrastare anche molto spesso la ritenzione idrica che c'è, che molte persone soffrono anche di ritenzione idrica, quindi comunque più liquidi. La cosa importante però, come dicevo prima, è l'attività antiossidante, quindi oggi siamo molto stressati, lo stress, l'inquinamento ambientale, sono tutti fattori che comunque vanno a stimolare quei processi che sono poi processi ossidativi, anche l'attività fisica che bisogna fare, però anche l'attività fisica comunque, specialmente chi lo fa ad esempio a livello agonistico, comporta poi un'ossidazione maggiore. Dobbiamo quindi integrare il tutto e fare attenzione a tutti quelli che sono alimenti che hanno un'attività antiossidante, il tè verde in primis. Inoltre ci sono delle sostanze preziosissime nel tè verde, per esempio l'epigallocatechina tregallato, che si è visto ormai da studi che vengono fatti ormai da un bel po' di tempo, che ha anche un'attività, oltre che antiossidante, anche antitumorale. Quindi comunque è importante scegliere degli alimenti preziosi per la nostra salute, quali possono essere ad esempio appunto il tè verde, e averli comunque periodicamente presenti nella nostra alimentazione.